Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Allora, non so come sono le luci in questo momento perché di solito riuscivo a registrare con una luce molto fredda, con una media, quindi cercavo un po' di bilanciare. Invece ho praticamente 1, 2, 3 luci calde e la lucina della videocamera fredda, bianca, quindi non so come saranno i colori, come mi vedrete, se mi vedete color puffo o un umpa lumpa, non vi saprei dire. Fortunatamente non vi devo far vedere niente che abbia sfumature di colori particolari, quindi mi dovete solo sentir parlare. Ok, il primo prodotto di cui vi devo parlare è questo lip balm o qualcosa del genere, ed è la Blixex Mid Comfort Liquida Formula. Medicazione quotidiana per labbra sensibili, arrossate e soggette ad herpes. Ha un SPF 15, me ne ero proprio dimenticata. Non c'è scritto da quanti ml è. Allora, il prodotto si presenta in una confezione così piccolina e ha l'applicatore in sferetta. Si vede, credo di sì. Dentro, come stavo dicendo, ci sono una serie di oli che proteggono le labbra e aiutano anche a prevenire la formazione dell'herpes labiale. Io ne soffro da una vita, cerco sempre qualcosa che mi aiuti a evitare che me ne escano sempre e di continuo. Leggo dietro per dire un po' che cosa ha il prodotto in sé. Allora, la sfera in acciaio di derivazione chirurgica produce al suo passaggio una piacevole sensazione di freschezza, che è vera. Poi, grazie alla sua formula liquida, penetra nelle fessure delle labbra, consentendo una veicolazione in profondità degli agenti idratanti. C'è l'aloe vera, c'è le squalene, medicali come il mentolo, protettivi come il jojoba e anche il dimeticone. Quindi immagino più che altro il dimeticone aiuti a poi rendere la superficie non soggetta a di nuovo ricadute. È l'unica spiegazione che mi riesco a dare. Poi consente una applicazione precisa, rende le labbra lucenti e morbide senza ungero applicare. Effettivamente, anche se è composto in maggioranza di oli, no, non si sente, comunque è molto liquidoso all'interno, l'effetto sulle labbra è abbastanza lucido. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere. Eccolo là, sì. Però non è unto, si assorbe, l'effetto lucido rimane forse per una mezz'oretta così, poi si assorbe, le labbra hanno questo effetto molto naturale che mi piace molto sulle labbra, è piacevole, è confortevole, mi è piaciuto molto. Quando ho iniziato a provare questo prodotto mi sono scritta il giorno in cui ho iniziato a metterlo e ho contato quanti giorni sono passati dalla prima applicazione di questo prodotto finché poi non mi è uscito il primo herpes. Allora, questo prodotto l'ho messo la prima volta il 12 maggio e fino al 14 luglio, quindi due mesi e due giorni, io in due mesi e due giorni non ho mai avuto herpes, cosa rara perché praticamente mi esce ogni 20 giorni, di solito poco prima del ciclo, e se ho influenza imminente eccetera mi riesce. Invece sono stata tranquilla per due mesi e due giorni, quindi mi è piaciuto tantissimo. Non ricordo neanche quando l'ho acquistato, dove l'ho acquistato, scusate, stavo sfogliando e mi è uscito un quando, però l'avevo acquistato da un bel po', ma l'avevo tenuto da parte perché stavo usando un altro lip balm con SPF, quindi non volevo aprirne due che mi entrambi con agenti protettivi per le labbra. In tema di estate ho provato queste due provette di prodotti per il sole. La linea è la IDE farmaceutici,
la linea è la I di sole. Questa è la viso, quindi la crema protettiva per il viso, protezione anti-invecchiamento cutaneo 30 UVA e G, protezione alta 30 SPF, tecnologia Reflex. Iniziamo a parlare prima di quella e poi di questa, e poi di questa che è il doposole. Allora, è una crema fluida di facile applicazione, efficace per preservare e proteggere il viso dai danni derivati dall'esposizione. Scusate, ma mi stava salendo la pizza. Vabbè, la pizza rimane giù. Comunque, derivanti dall'esposizione ai raggi UV, quindi il fotoinvecchiamento. Allora, è stata una crema molto leggera, facile da spalmare, facile da applicare sul viso. Io l'ho utilizzata in prevalenza per andare a mare, quindi per prendere tutto il bel sole che il buon Dio ci dona, ma l'ho usata anche sotto il trucco, sia completo, quindi con il fondo, sia semplice linea di eyeliner con mascara, massimo un po' di terra abbronzante, e non fa strato, non rende l'applicazione dei prodotti successivi difficoltosa. La terra si sfumava benissimo, il fondotinta non mi scivolava, perché non è una crema pastosa, anzi è molto fluida, molto leggera ed è facile assorbimento. Io ho iniziato l'esposizione solare con questa al mare, quindi con una 30 e non con una 50 più come il mio solito. Poi sono salita a una 50 più la crema che sto usando ora, però volevo prima finire questi campioncini che ce l'avevo da settembre l'anno scorso, quindi me li ho conservati durante l'inverno apposta per, li volevo iniziare a utilizzare verso fine primavera, inizio estate, tipo un'uscita mattiniera, una passeggiata con il cane eccetera. Poi è andata un po' così questa fine primavera, inizio estate, quindi non inizia direttamente a usare a mare, però io ho una piccola macchiolina qua che sono un paio d'anni ormai che non mi esce più, non mi è uscita mettendo questa. Le mie solite lentiggini escono, ma quelle il sole che me le regala, io me le tengo, mi piacciono, quindi non mi sono ustionata il viso, il mio naso non si è scottato. Mi è piaciuta molto come crema, poi il fatto che era leggera, quindi ancora più piacevole. Invece questa, che è l'ID sole dopo, il latte dopo sole, azione idratante e lenitivo, effetto rinfrescante. Latte dopo sole che procura la sensazione di benessere derivante dalla corretta esposizione solare. Allora, questo è stato un prodotto post sole, quindi un dopo sole molto fresco, rigenerante, rinvigorente direi. Mi ricordo questa sensazione molto piacevole sulle gambe. Io soffro di gambe affaticate, dopo una giornata di esposizione al mare sono ancora più affaticate, quindi quando ho messo questa crema le ho sentite subito meglio, ho sentito molto meglio. Non so, di solito si prende molto sole su questa zona, era fresca, rinfrescata, tirava, mi ricordo quel giorno un piacevole venticello dalla finestra, ed era piacevole, ero qua al computer, mi rinfrescava grazie soprattutto a questo doposole. Questa linea mi è piaciuta, vorrei vedere se la riesco a ritrovare in parafarmacia e la vorrei prendere. Allora, prossimo prodotto è della Miss Broadway, è un smalto 4 in 1, un trattamento unghie base multiuso. È uno smalto trasparente, una base per lo smalto, uno stabilizzatore di colore e una lacca protettiva. Allora, in un solo smalto 4 funzioni: puoi usarlo come smalto trasparente con una lacca protettiva, come una base per lo smalto, e in più assorbe i raggi UV dando stabilità al colore del tuo smalto. Puoi usarlo, vabbè, come base trasparente applicando le due strati sull'unghia pulita, come base per lo smalto colorato applicando uno strato, oppure come lacca protettiva uno strato sullo smalto colorato al quale vuoi aumentare la tenuta. Allora, è un prodotto da 10 ml in questo color, okay, lo prendo, tirati fuori, ok, in questo colorino azzurrino, quindi che aiuta anche a mascherare un po' l'ingiallimento delle unghie.
come stavo dicendo, mi sta pure crollando. È uno smalto da 10 ml, l'apertura dura 24 mesi. Il pennellino è di quelli di ultima generazione, quindi piatto. Non ha tantissime setole, quindi è piatto sì, ma non ha tantissime setole. Però prendono bene il prodotto e lo distribuiscono bene sull'unghia. Ha quindi una stabilità eccellente, ha una asciugatura molto rapida, nel giro di 30 secondi lo smalto trasparente è praticamente asciutto, anche usato come top coat finale, si asciuga rapidamente, fa asciugare rapidamente anche gli strati di smalto sottostanti. Come smalto trasparente mi è durato un 5-6 giorni e la sua struttura sull'unghia non è molto grossa, non fa spessore, quindi è un fatto positivo usato come base per gli altri smalti. È una base ottima, non mi fa passare niente tranne forse il giallo di Kiko e vabbè il blu pavone di Roche, ve ne parlo sempre ma sono rimasta traumatizzata, cioè questo non fa passare neanche il nero o il viola, ma quel blu pavone passava anche sotto al nero, se vogliamo. Come top coat l'ho trovato poco lucido, io preferisco un effetto molto più lucido rispetto a quello che lascia questo smalto, ma la sua durata comunque è di 5 giorni come top coat e mi sembra un ottimo compromesso, mi è piaciuto molto. Un'altra provina, questa è di Sephora, è il gel micellare, allora in italiano, aspetta un attimo, campione gratuito, no. Dovrebbe essere sì, il gel micellare di Mokyonsh. È praticamente un gel molto liquido che ha la stessa funzione dell'acqua micellare, quindi grazie alle micelle strucca il viso, gli occhi e si porta via con facilità tutto il trucco. Ovviamente l'ho potuto provare una sola volta e l'ho provato su uno smoky nero grigio con linea di matita all'interno, all'esterno, sopra. Avevo tanti quelle passate di mascara che sembravano due ventagli, le sopracciglia molto definite, truccate all'ennesima potenza proprio. Una base strong, avevo la base per il viso, tanti tipi di correttore, quello per occhiaie, quello per i brufoletti, poi avevo il fondotinta, la cipria, il contouring, l'highlighting, il blush, il fardo come si osa chiamare, anche le meteorite di Guerlain come polvere finale, praticamente avevo tutto, se potevo tirar via così come un peel off, la mettevo sul comodino e me la rimettevo il giorno dopo. E ho provato a struccare il tutto solo con questa piccola provina c'è anche scritto da quanto, da 3 ml, quindi praticamente niente. L'ho messa sulle mani, ho fatto così, l'ho un attimo massaggiata e ho messo qualche puntino sul viso, il restante ho iniziato a lavorare sugli occhi con movimenti circolari a occhi chiusi, però avevo paura che poi mi facesse bruciare gli occhi. Dopo che ho iniziato a sentire sotto le mani che il trucco degli occhi era praticamente quasi sciolto, sono andata bene sulle ciglia, prima in questo verso, poi sotto e poi in quest'altro verso, sempre con occhi chiusi. Ho aperto leggermente gli occhi, avevo le mani completamente nere, ho sciacquato le mani con quel po' di gel micellare che mi era rimasto sul viso, ho massaggiato, 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 massaggiato tutto per bene, ho sciacquato e ho deterso il viso con non mi ricordo quale gel detergente usassi in quella giornata, ed ero completamente pulita. Ho provato per sicurezza a passare anche una salvietta struccante, la salvietta è uscita pulitissima, tranne un pochino il contorno, quindi il mascara. Se avessi avuto la confezione grande probabilmente avrei preso un cotton fioc e pulito bene le ciglia,
Per il resto ha struccato tutto, mi è piaciuto, non mi ha irritato, mi ha lasciato una sensazione di pelle fresca, non che tirasse. Bella, mi è piaciuta proprio, un bel gel detergente. Vorrei far vedere se da Sephora ci sono i saldi per acquistare la full size, perché è un prodotto che mi è piaciuto. Allora, il prossimo prodotto è questo prodotto della Bottega Verde della linea Manicure, è l'asciugasmalto istantaneo con contadocce. Allora, in italiano, soluzione facile e veloce per far asciugare lo smalto in tempi record, rilascia sull'unghia un film protettivo che aiuta a mantenere il colore vivo e aumentare la resistenza. Applicare qualche goccia sul prodotto di prodotto direttamente sullo smalto, lo smalto si asciugherà in meno di un minuto. La confezione è da 6 ml, eccola qua, quindi con il suo contagocce, si preme all'interno e poi qua sopra c'è il tappino. Allora, come tutti i prodotti del genere, è abbastanza olioso come prodotto quando lo vai a iniziare a dare sulle unghie, e per un qualche minuto, 5 minuti, ha ancora le mani belle unte. A differenza di alcuni che ho provato, questo oletto, questo asciugasmalto, evapora abbastanza rapidamente, quindi la sensazione di unto, non so se evapora o viene assorbita, ma ora non vi saprei dire. Comunque la sensazione di unto dura di meno rispetto ad altri prodotti che ho provato della stessa categoria, quindi dello stesso tipo di prodotto. Come asciugasmalto, allora, io gli darei da una scala 1-10, in cui 1 è l'asciugatura dello smalto senza nessun tipo di prodotto, quindi all'aria, passeggiando per casa, e 10 è l'asciugatura entro un secondo, più o meno un 7-8, quindi si velocizza molto rispetto a non usarlo sull'unghia, ma non è questa cosa super rapida. Comunque, se uno smalto d'asciugatura di 5 minuti, con questo nel giro di 2 minuti, 1 minuto e mezzo, è bello che asciutto. Puoi iniziare anche, non so, andate a fare lo shampoo, che dove inizi a fare così con le mani con lo smalto si rovinerebbe qualsiasi tipo di smalto. Con questo va meglio. Un altro prodotto della Bottega Verde, questo è in confezione sample, è della linea Goji Perfect, è un trattamento contorno occhi, antiborse, antiocchiaie, attivatore di perfezione con proretinolo estratto di goji. Aiuta ad attenuare le borse, le occhiaie e il rilassamento della pelle nella zona del contorno occhi. Allora, è una crema molto leggera, biancastra, non si assorbe in modo super rapido, quindi permette di fare un sacco di massaggini, però poi dopo la pelle riesce ad assorbirla bene. Mi ha nutrito molto bene il contorno occhi, nel periodo in cui ho usato questa provetta non ho avuto particolare disidratazione nel contorno occhi, anzi l'ho trovato abbastanza normale. Morbido, idratato, non segnato particolarmente. Poi, essendo questa formula molto leggera, era facile da fare i soliti massaggini, quindi mi è piaciuto anche sotto quel punto di vista. Un odore neutro, non mi ricordo nessun tipo di odore particolare, anzi forse proprio in odore. Vabbè, ormai non sento più niente da qua, però credo che era proprio in odore. Però dai, è un prodotto che mi è piaciuto. Ultimo prodotto di cui voglio parlare è uno shampoo, anche questo ce l'ho in provetta, ne avevo diverse, sono riuscita a fare diversi test. È del Sanotin sfibrati, shampoo per capelli sfibrati e trattati, lavare i capelli e massaggiare la cute, quindi quindi lasciare in posa dai 3-5 minuti e risciacquare. Il prodotto qui è da 5 ml, ha un P
pH 5.5/6. È uno shampoo molto ricco, mi ha nutrito bene ogni volta che l'ho provato, non ho sentito le punte particolarmente disidratate, cioè di più rispetto al normale. Una cosa che non mi è piaciuta, forse per il fatto che è così corposo, l'asciugatura con un po' di schiuma asciugati all'aria o anche col diffusore, i miei boccoletti, niente, venivano troppo pesanti, qui non si formavano i boccoli. Vabbè, ora li ho lavati ieri, li ho arrotolati perché c'avevo troppo caldo, quindi non si vede bene. Comunque non è riuscita a farmi uscire nessun tipo di movimento nei capelli, e anche asciugati sempre con un po' di schiuma e al sole, e broccoletti non si sono visti. Anche con un'asciugatura normale, quindi fono alla capa di come capita, oppure all'aria, così passando leggermente la mano nei capelli per far asciugare la parte di dietro, il capello è molto bene, non ho una forma, non la voglio avere, e quindi tu o ti fai un'acconciatura o te li leghi o vedi che devi fare una treccia o qualsiasi cosa, perché così non puoi uscire. Però il fatto che era un prodotto, uno shampoo molto corposo, mi è piaciuto perché mi ha nutrito abbastanza bene le punte. Ripeto, durante le 2 settimane più o meno che ho usato questo prodotto, perché avevo diverse provette, non ho avuto problemi di punte troppo disidratate. Ok, il video è finito qua, io spero che queste recensioni vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba, doppio pollice su. Muah!